telefonato al cane di barbecue Antoniello. Oggi non vedo molto cibo su questo tavolo, oggi parliamo di tecnica, anzi, nello specifico parliamo di pulire un po' il barbecue prima o dopo l'utilizzo. Voglio parlarvi anche di quando vi invitano a casa di qualche amico e dice: ah, ma tu sei bravo a fare il barbecue, vieni, io ho il barbecue, ti metto lì i soliti spiedini, quelli già fatti, le solite salamelle e il barbecue cadavere, e ti dicono: dai, fai tutto tu che sei bravo, ma ti trovi il vecchio barbecue arrugginito da sistemare in mezz'ora di tempo con tutti che ti guardano e hanno un'aspettativa pazzesca perché sanno dei grandi manicaretti che prepari. Allora, sul tavolo abbiamo, essenziale quando pulisci il tuo barbecue, la spazzola. Questa spazzola è sbagliata, non presa, ma è sbagliata, perché ha il manico corto. Il manico deve essere più lungo, perché il barbecue è meglio se lo puliamo a caldo. Quando è corto ti scotti sulle mani, con le fiamme sotto, il calore sotto, e cominci a grattare, ti scotti sulle mani. Ho preso un coltello o una spatola, perché con questa spatola o coltello che sia, lo usiamo per rimuovere i residui più duri, soprattutto sulla ghisa, e poi vediamo perché. Una bella paglietta di metallo è essenziale per grattare, questa è fantastica, ci sono anche quelle con dentro il sapone al limone, perfette, un po' di carta stagnola, che è un trucco che dopo ti faccio vedere, e lo sgrassatore liquido. Io uso le Chantecler, lo allungo magari un po' con l'acqua per non usare 3 litri ogni volta, ma una buona idea, qualsiasi tipo di sgrassatore che tu vuoi usare va bene. Andiamo a vedere un po' fisicamente cosa facciamo sul nostro barbecue che è di fuori, vieni con me, dai. Eccoci qua, allora, dobbiamo pulire il nostro barbecue. Prima cosa, il barbecue che sia caldo, adesso è spento ma ti faccio vedere come farlo. Barbecue caldo, abbiamo due cose qua all'interno, la zona in ghisa, la zona in acciaio. Zona in acciaio, con la nostra spazzola, cominci e gratti. Gratti sempre nel senso delle tue, questo vola via, delle tue, non vuole stare con noi, delle tue barrette della griglia. Quando gratti così, gratti sempre nella zona sopra, ovviamente, dove andrà sopra la carne o il tuo cibo che devi cucinare. Non diventare matto se la tua griglia non diventerà specchiata e lucente, ma avrà sempre un fondo un pochino più scuro, perché è naturale, è stata utilizzata. Ma ogni volta che tu lo porti sopra i 180-200 gradi, lo hai sterilizzato. È naturale che se tu non lo pulisci, almeno come in questo caso, come vedi, e togli il nero, ad esempio se tu appoggi sopra il pollo, la prima cosa che succede, tu vedi le grill marks, il segno delle griglie, a pollo freddo. Ma non è il pollo che è diventato cucinato con le tue belle segno delle griglie, è il pollo che ha preso tutto il sudiciume che c'era sopra la griglia e fa le strisce nere, amare e cattive, oltretutto. Il coperchio va pulito, anche qui non devi diventare matto, il coperchio lo pulisci sempre con la tua spazzola di ferro, fai in modo che non ci siano residui che vanno a cadere sul cibo, in questo caso lo vedi che non è un coperchio perfetto, ma è inutile andare a insistere fino alla verniciatura, perché poi si staccherà anche quella. Importante è che nessun pezzo di questo sudiciume, come chiamo io, questa parte qua di residuo di affumicatura, questa qua è tutta la polvere che si genera quando vado a affumicare, ti cade sul cibo. Uno, perché è amarissima, quindi ti farà guastare la pietanza. Due, perché non è proprio il massimo della parte buona, diciamo così, mangiarsi dei residui carboniosi lì da diversi mesi. Quindi una bella spazzolata e anche il nostro coperchio è sano. Abbiamo detto la griglia, sotto la griglia, nella zona braciere, non c'è molto da fare, nel senso che alla fine, quando tu avrai dato una pulita ogni anno di tutto ciò che vedi in giro nel tuo barbecue, è sufficiente, il cibo non va dentro,
non ci devono essere residui di olio che ti fanno fiamme, quindi è assolutamente importante, ma nel barbecue a carbone tutto l'olio andrà assorbito dal tuo carbone sul fondo, quindi alla fine non c'è niente che farà fiamme. La fiamma che tu vedrai in fase di cottura è il grasso nuovo che va a colare dal cibo che stai cucinando, soprattutto se sono salamelle o cose di questo genere. La differenza essenziale tra la pulizia della ghisa e la pulizia dell'acciaio. L'acciaio va pulito sempre con la spazzola, poi se lo vuoi rendere bello lucido come una volta lo puoi smontare, ti aiuti, guarda un po' qua cosa ho messo, con un bel scatolone di plastica stile IKEA o stile cinese, quello che vuoi, costa poco, prendi la griglia, ne fili dentro, spruzzi col Chantecler o col tuo sgrassatore, paglietta metallica, comincia a passartelo tutto a bagnato, la griglia torna nuova, nuova di zecca, te la gratti e rigratti e recuperi tutta la parte liquida del tuo sgrassatore, gli schizzi, l'olio, il grasso qua dentro, che puoi sciacquare, così non distruggi il tuo balcone, la cucina, il garage, il giardino, la moglie che urla, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la ghisa invece è molto diverso, la ghisa va pulita esclusivamente in modo meccanico, non usare prodotti chimici, se no la ghisa assorbe la parte chimica e poi mangerai le tue costine con dentro Chantecler. Quindi, ti ho detto prima, un coltello di questi qua senza punta, di quelli piatti, o una spatola, e si gratta, si deve grattare una volta ogni quanto ti sembra giusto che sia il momento di dare una pulita, la devi grattare tutto, esclusivamente grattare, basta, non c'è nient'altro da fare. Quindi dopo ogni cottura o prima di ogni cottura, quando sarà caldo, gli dai una spazzolata anche a lei dove andrà appoggiato il tuo cibo. Trucco, perché abbiamo detto che c'è questa carta stagnola? Perché se sei degli amici che ti fanno vedere che devi fare il barbecue e non hanno la spazzola, non hanno questo, non hanno nulla, ma ti trovi un barbecue veramente conciato, di solito io faccio così, pallina di carta stagnola, in questo modo, una bella pinza, che è quella devi recuperare, e la usi per grattare a caldo, in modo da tirar via più unciume possibile. Adesso è stato utilizzato da poco, devo grattarmelo tutto, è freddo, io vi confesso che di solito lo pulisco quando cucino, quando ho finito di cucinare non c'ho mai voglia di mettermi lì a pulirlo, quindi lo cucino sempre prima della, lo pulisco sempre prima di cucinare. In questo caso mi avete chiesto qualcuno di voi come fare, vi sto dando le mie dritte. Sicuramente sarebbe meglio smontare, pulire, far diventare tutto luccicante ogni volta, ma ti assicuro che dopo qualche mese che uso il barbecue, questa qua è una delle parti più noiose in assoluto. Eccoci qua, ricapitoliamo. Allora, ricordati, importantissimo, sull'acciaio sì chimico, sì meccanico, spugnetta, gratta, ammorbidisce via, sulla ghisa no chimico, mai chimico, solo meccanico, si gratta e basta. Se poi sei con gli amici, con il famoso, abbiamo detto, barbecue cadavere, che magari anche la griglia in lamiera, neanche in acciaio, che presenta dei punti di ruggine, allora lì fammi una cortesia, oltre a scaldarlo e farlo andare prima di cucinare le tue pietanze, gli devi dare una pulita, ti ho fatto vedere prima, con la carta stagnola collotata, ma bene bene bene, devi tirar via assolutamente la ruggine. E poi, altro consiglio che ti do su questi barbecue molto traballanti, cerca di fissare bene la griglia di cottura, non che quando butti su il bisteccone o quello che stai cucinando comincia a flettere, a ballare, ti cade tutto dentro nella brace, per carità, no, fai delle pallotte di carta stagnola che resiste ovviamente ad ogni temperatura, incastrale sotto in modo da stabilizzare bene la tua griglia di cottura.
Dai, spero di esserti stato utile, spero di averti fatto capire. Pulitelo bene il barbecue, il mio avete visto non era tanto pulito, ma io lo pulisco prima di cucinare e l'ho appena cucinato. E niente, se ti piace il canale, se ti è piaciuto quello che ti ho detto, metti un like, condividi con tutti gli amici e iscriviti al canale, che più siamo meglio è, meno mi caso, perché non ci guadagno nulla, ma sono contento. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!